1, 2, 3, prova, prova, prova. Siamo già. Stiamo già registrando. Ah, siamo già registrando. Ma è questione di passione, è questione di intendimenti, è questione praticamente di avere da bambino, di essere nato per il calcio. Io ho cominciato a giocare da bambino, ho continuato, ho capito che non era il mestiere mio come giocatore, mi sono posto come dirigente, ringraziando Dio ho avuto fortuna. Quando in pratica c'è un processo sportivo che dice che non sono stati commessi illeciti e si viene anche radiati perché si è chiuso Papresa nello spogliatoio, non è vero, perché il tribunale di Reggio Calabria ha archiviato la pratica dicendo che non sussiste la cosa. A quel punto non si può dire nient'altro, bisogna prendere atto di quello che succede, punto e basta. Il calcio di qualche tempo fa era più qualitativo, su questo non c'è dubbio. Adesso in Italia esiste una squadra, la Juventus, che sta dominando dall'alto di una classe superiore, e le altre si barcamenano tra loro e lottano per il secondo, il terzo e il quarto posto. La Juventus è di un altro pianeta perché è imprevedibile nella sostanza. Ha due giocatori, ecco, per esempio, se guardiamo la partita giocata sabato ad Empoli, praticamente abbiamo visto una squadra che trotterellava in mezzo al campo, non è che abbia dato il meglio di se stessa, ma in attesa che due campioni, perché ne ha due veramente campioni davanti, Dybala e Higuain, andassero in gol. Bisogna anche mettere in campo le qualità di Massimiliano Allegri, anche perché durante la partita lui ha cambi che sostanzialmente modificano in certi versi la partita nell'andamento, cosa che non fa Sarri. La Juve è di un'altra categoria e sta facendo il campionato da squadra di un'altra categoria. Se fossi in Sarri queste cose non le direi, perché praticamente è come fare una resa di fronte al pubblico, di fronte al tifoso napoletano, ma anche per la squadra, perché se l'allenatore dice una cosa del genere la squadra praticamente non può che seguire l'idea dell'allenatore. La Juventus può arrivare sicuramente, mi auguro, ai quarti di finale o alle semifinali ci possa arrivare. Il Napoli no, il Napoli lo vedo decisamente inferiore come mezzi, c'è da augurarsi soltanto che faccia bella figura per il calcio italiano. Se dovessi dare un giudizio sulla Roma direi qui osannano per esempio tutti, perché il fatto che un giocatore possa segnare un gol lo fa diventare un fenomeno tutto insieme. Io per esempio escluderei subito Dzeko. A me non piace perché è un giocatore che va sempre fuori tempo. Io sia all'uno che all'altro faccio gli auguri, a uno perché possa diventare un dirigente importante quando ha finito con il calcio, perché ancora se lo utilizzano nel modo giusto, se gli fanno fare 10 minuti un quarto d'ora, è sempre uno importante. A Berlusconi, che almeno stia bene fisicamente e ormai lasci perdere il calcio. Dovessi scegliere uno, lo sceglierei Zola, perché l'ho preso da una società di C2, della Torres. Fellaino voleva presentare i giocatori lui. Allora mi disse subito, vedendo Zola piccolo a quella maniera, mi disse: guarda, fai una cosa, io domani presento questo, Zola lo presenti tu dopo domani. No, non sono sorpreso affatto, anche perché è gente che ha predicato bene e razzolato male. Blatter si merita quello che gli è successo, perché fare del male, poi bisogna aspettarlo. Un ragazzo eccezionale, con un cuore d'oro, era non un esempio professionale per i propri compagni, perché magari l'attività sua si svolgeva in un'altra maniera, cioè non era sempre presente agli allenamenti, eccetera. Però in campo sapeva dare quegli stimoli e soprattutto incoraggiava tutti quelli che avevano bisogno di essere incoraggiati e aiutava. Sicuramente, come in tutte le cose, ci sono quelle che vanno bene e quelle che vanno male, cioè il marcio e il serio. Diciamo che la Juventus fa parte delle cose serie del calcio italiano, poi il resto lo lascia al giudizio degli altri.